Amici del Toro, buonasera. Siamo un po' in anticipo. Anche a voi informo e dico che ho dovuto dividere gli oroscopi perché sennò altrimenti non ne vengo fuori, vado giù completamente con le energie e quindi è giusto insomma fare così. Quindi diciamo che insomma vedrete questi oroscopi spesso e volentieri nelle varie settimane. Allora, per voi questa sarà la settimana, l'ultima settimana di ottobre, dal 25 al 31 ottobre 2021. In più, cosa aggiungere? Che i nuovi che guarderanno chiaramente questo video possono tranquillamente iscriversi al canale se vi piace, se vi riscontrate, possono spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Quelli che invece già sono iscritti, io vi ringrazio sempre, continuate a mettere mi piace, a far crescere il canale, vi ringrazio. Se avete comunque sempre bisogno, sapete che nella voce informazione del mio canale ci sono i miei due numeri di telefono, potete anche chiedermi delle stese magari generiche su un argomento generico da dover postare, come sto già iniziando a fare in base alle richieste che mi fate. Questo parto subito con voi, con le vostre energie per la prossima settimana, cari amici del Toro, e sono del Toro anche io, dobbiamo ascoltare il proprio istinto, il nostro istinto, ragazzi, e possiamo iniziare a pianificare, però la settimana ci metterà di fronte a una nuova sfida da affrontare, quindi ci metterà alla prova. Quindi diciamo che la nostra energia sarà un'energia un po' così, un po' birichina, ecco. E purtroppo le sfide, secondo l'universo, non ne abbiamo affrontate tante. E allora vuole ancora darci qualche altra prova per metterci a dura prova, scusate per il gioco di parole, e vedere quanta pazienza noi abbiamo. Ma in realtà vi dico, vi aggiungo un'altra cosa, questo ve lo dico per certa, può anche essere, io metto sempre insomma il condizionale se non sbaglio, potrebbe essere che queste prove sono magari se messe nei sentimenti per vedere quanto puro e profondo è il nostro sentimento, se messo nel lavoro per vedere quanta dedizione, quanto impegno noi ci mettiamo, sono delle prove comunque sia che ci aiutano a sviluppare la nostra maturità e ci aiutano comunque sia a crescere. Allora, la settimana va con delle discussioni a casa. Ancora discussioni. Ci sono queste discussioni che proprio vi fanno sentire a terra, vi fanno sentire sbattuti. Sbattuti nel senso sarà il vostro stato emotivo che lo sentirete a terra. Queste discussioni potrebbero anche essere eventualmente discussioni legate ai soldi. Non saranno comunque delle discussioni di grande importanza, ok? Perché comunque ci sono degli ottimi presupposti e ne viene fuori da questo qualcosa di costruttivo. Quindi diciamo che sono delle discussioni costruttive, ok? Magari potreste trovarvi a dover prendere una decisione, o avete già preso una decisione ma ancora non la comunicate, perché state attendendo qualcosa, perché prendere una decisione, oppure perché devo comunicare un qualcosa che ho già deciso nella mia testa quando forse è il caso di aspettare. Forse vi aspettate qualcosa da qualcuno o probabilmente state mettendo a dura prova qualcuno, ci può anche essere perché comunque fa parte del nostro carattere. Potreste avere, come vi ho detto, degli attriti nell'ambito familiare più che discussioni e litigi, dove vi porteranno però ad essere indifferenti di fronte alla situazione in questione o alla persona con cui andrete a discutere. Dovete guardare adesso, è arrivato il momento di guardare al vostro futuro con molta attenzione. Il vostro futuro, ricordatevi, dipende da voi, dipende dalle vostre scelte, dovete essere determinanti di fronte anche a delle avversità. Se c'è qualcosa che non va, ok, e che non vi piace, chiarite, parlate, imponetevi, fate valere comunque la vostra idea. È giusto che sia così, perché adesso è giusto fare dei passi, ripeto, avanti per il vostro futuro.
e non nulla viene per caso. Anche nella coppia potreste rendervi conto che il rapporto non c'è, perché quel sentimento si sta spegnendo. Oppure si potrebbe anche parlare eventualmente per altri di voi di un rapporto a tre, oppure ancora per altri di voi siete voi a non voler più proseguire, perché vi sentite delusi più dalle situazioni esterne che si sono presentate. Ci può essere anche una separazione, un divorzio, per chi magari si è separato anche un divorzio, oppure per chi eventualmente le cose non vanno e si sta lasciando, quindi una separazione. Comunque, dei cambiamenti anche per altri di voi ancora, dei cambiamenti in una nuova storia. Potrebbe presentarsi qualcuno di nuovo nella vostra vita dove vi può mandare in crisi e voi volete chiaramente raggiungere la felicità che meritate, ma dovete anche saperla cogliere, quindi dovete stare attenti a quello che chiaramente fate. Potreste anche avere a che fare con dei documenti o dei contratti a livello legale, o contratti di lavoro o qualcosa magari a livello legale da sistemare e da risolvere. Ci sono ancora delle cose nascoste che devono ancora venire fuori e voi state cercando di sapere ancora la verità. Ci sarà per qualcuno tanta attrazione. Vi manca la voglia di proseguire in ogni ambito. Continuate a vedere poca chiarezza, c'è ancora qualcosa che non vi convince, questa mancanza di chiarezza genera litigi. E vedo ancora, per chi chiaramente è proprio determinante, vedo ancora separazioni e allontanamenti. Quindi avete anche per voi del Toro, non per tutti quanti, per alcuni una cosa, per alcuni un'altra, per alcuni un'altra, però insomma c'è un misto anche qua. Il consiglio che le carte danno è che avete troppi pensieri negativi, ma non solo i vostri pensieri sono negativi. Rendete con il vostro modo di pensare negativo tutto ciò che può essere che può essere attorno a voi. Il vostro è semplicemente un pensiero. Mi sa che una volta ve l'avevo detto, non avete motivo di preoccuparvi, perché quello che voi state facendo lo state facendo bene, soltanto che state andando troppo di corsa, quindi dovete un attimo fermarvi, frenare un po', farlo certo, perché no, ma farlo comunque con calma. Forse è arrivato anche il momento di iniziarvi a confrontare con gli altri, quindi di avere dei confronti rispetto ai punti chiaramente di vista che ci sono, e dovete comunque rispettare anche quello che gli altri dicono. Anche se non rispecchia con il vostro modo di essere, vi potete per carità impuntare su quelle che sono le vostre decisioni, non dovete permettere a nessuno giustamente di farvi cambiare idea, ma è giusto confrontarvi per capire anche voi le vostre idee, i vostri pensieri, il vostro modo di agire, ma cercare anche comunque di capire gli altri. E dovete rispettare anche le idee degli altri. Non può funzionare sempre come volete voi, anche perché siamo un po' testardi, questo lo so. Questa è la vostra settimana. Continuate magari a commentare, continuate a propormi delle stese, io sono qua sempre per voi, anche quando non sto bene ci sono, non vi preoccupate. Vi ringrazio tanto, vi mando un bacio e ci sentiamo presto. Grazie a voi.